Nelle belle giornate, dal forte dell'Annunziata di Ventimiglia a picco sul mare di Punta Rocca, proteso verso la Costa Azzurra, lo sguardo corre libero tra Capo Sant'Ampelio e Cap d'Esterel, tra Italia e Francia. Siamo davvero alla frontiera. Il destino di Ventimiglia è da sempre quello di essere città di confine. E se da una parte l'Arenile arriva da Imperia e Sanremo, dall'altra la luce e i profumi sanno già di Francia, di Provenza. Ventimiglia spartisce un confine già da tempi antichi, da quando la attraversavano le tribù dei Celti da nord e vi approdavano i coloni greci da Marsiglia. Ma fu ai tempi dei Romani che a Ventimiglia si definì quell'idea di frontiera che intendiamo oggi. Siamo ai confini dell'impero, in terre abitate da tribù bellicose, i Liguri Intemeli. Per conquistarli, Roma dovette penare a lungo. Lo testimonia il monumento dedicato all'imperatore Augusto che il Senato romano volle edificare alla Turbì nel primo secolo avanti Cristo per sancire il suo potere. Possedendo già la Gallia, era fondamentale volgere lo sguardo all'arco alpino, a quella serie di tribù bellicose che rendevano l'attraversamento dei valichi e le comunicazioni estremamente difficili. Ci vollero 9 anni, ma alla fine le 46 tribù ricordate nel trofeo che il Senato mi ha dedicato alla Turbì si piegarono a Roma, permettendomi di immaginare anche per questa parte del territorio nuovi ponti, nuovi collegamenti, ma soprattutto una nuova strada, la Iulia Augusta. Oggi il passato romano di Ventimiglia sopravvive grazie all'archeologia. L'antica Albintimilium, la Ventimiglia romana, è riemersa nella sua magnificenza, con le fortificazioni e le grandi opere pubbliche come il teatro e le terme. Reperti conservati nel civico museo archeologico Girolamo Rossi, il più esteso museo archeologico della Liguria, 6 sale e 1200 metri quadri in tutto. Il museo ha sede nel Forte dell'Annunziata, fortezza nata per la volontà del Congresso di Vienna di fortificare le Alpi occidentali contro la minaccia francese. Non so se siate esperti di strategie militari, ma si dà il caso che io sia architetto militare e forse posso aiutarvi a comprendere meglio alcune cose. Una fortezza è connotata da 2 caratteristiche fondamentali: da una naturale posizione strategica e soprattutto da una serie di modifiche attuate dall'uomo finalizzate per sfruttare al meglio questa naturale predisposizione. Dedicato a Girolamo Rossi, erudito ventimigliese, grande protagonista dell'archeologia del Ponente Ligure, il museo e l'area archeologica sono stati inseriti nel progetto Liguria Heritage. Visitando il Forte dell'Annunziata, recandosi poi su luoghi e utilizzando le applicazioni di realtà aumentata, si potrà avere un'esperienza unica dell'antica Albintimilium tramite il racconto degli avatar dei suoi stessi cittadini. Cari visitatori, benvenuti nella mia città. Adesso la conoscete con un altro nome, ma un tempo questa era Albintimilium, centro romano di grande importanza strategico-militare per la sua posizione costiera sulla strada per la Gallia, territorio che ormai ci appartiene da molto tempo. Oppure di chi recitò nel suo teatro. Eh sì, perché qui un momento siamo schiavi, il momento dopo ci trasformiamo nell'anfitrione di Plauto o nel finto eunuco di Terenzio, o ancora in villani, soldati, cortigiani. Il progetto Liguria Heritage valorizza le vestigia del passato con l'uso della più moderna tecnologia. Un'applicazione di realtà aumentata ci guida nella storia di Ventimiglia, attraverso la voce e le sembianze dei personaggi storici che l'hanno vissuta in prima persona. Sono i fantasmi digitali dei protagonisti a parlare, nei luoghi dove hanno vissuto e operato. D'ora in poi, dunque, basterà scaricare l'app e recarsi sul luogo. Ed ecco che il passato di Ventimiglia rivivrà riascoltando gli avatar. È la tecnologia più avanzata al servizio della storia.